Il contratto di Emre Can è il primo nella storia della Juventus a contenere una clausola rescissoria. È venuto fuori nelle ore successive alla presentazione del giocatore, visite mediche, foto di rito, firma del contratto, clip anche con lui che già indossa la sua nuova maglia bianconera numero 23, avete sicuramente visto tutto. Ed è stato tirato fuori la notizia, è venuta fuori tramite soprattutto Gianluca Di Marzio, anche Romeo Agresti e poi altri diciamo esperti di mercato o altri osservatori ne hanno parlato. Quali sono le caratteristiche di questa clausola? E poi vi dico come la penso. La clausola rescissoria di Emre Can vale solo per l'estero, è fissata su 50 milioni di euro e scatta a partire dalla fine della terza stagione. Questo è quello che si è appreso. Quindi il contratto di Emre Can è di 4 stagioni, scade il 30 giugno 2022, dovrebbe essere dal 1 luglio 2021, si dovrebbe attivare questa clausola. Quindi a partire dalla finestra di mercato estiva 2000, della stagione 2021-2022 dovrebbe essere possibile per qualsiasi squadra non italiana acquistare Emre Can per 50 milioni. In questi termini credo che la scelta della Juventus, forse non totalmente autonoma perché probabilmente è stata parte della strategia per convincere il giocatore a venire alla Juve, tenuto conto che proviene dalla Premier League dove c'è un'altra concezione anche dei contratti sportivi, credo che sia una scelta ben fatta. In questi termini sì. Se, come qualcun altro aveva ipotizzato, la clausola fosse scattata alla fine della seconda stagione, quindi all'inizio della terza stagione, con Emre Can che aveva ancora altri 2 anni di contratto, l'avrei vista un po' meno bene questa cosa. Perché adesso Emre Can vale 30 milioni di euro, e ve l'ho già detto ieri, in realtà è una valutazione non esatta perché tiene conto del fatto che il giocatore è andato in scadenza. Quindi la valutazione vera di Emre Can innanzitutto secondo me parte dai 40 milioni e poi lo dovremo vedere alla fine della prossima stagione, cioè di questa stagione che adesso comincerà tra poco. E credo che 50 milioni sia poco come clausola rescissoria per un giocatore che potrebbe arrivare a valerne anche di più. Però alla soglia dell'ultimo anno di contratto, quindi col giocatore già in scadenza, aprirsi un'opzione di cessione a 50 milioni, quindi ad una cifra comunque in linea con il valore del giocatore, appunto quando sarà poi in scadenza, credo che sia una cosa anche saggia sotto certi aspetti. Perché a quel punto, dopo 3 stagioni, è possibile, è più facile eventualmente fare un rinnovo di contratto, eventualmente con aumento di ingaggio, con prolungamento e anche con modifica della clausola, oppure se non si arriva ad un accordo per il rinnovo in quella sessione, Emre Can può partire per 50 milioni, che è una cifra dalla quale l'evento trarrebbe ovviamente anche plusvalenza, visto che lo abbiamo pagato zero. Ci sono 16 milioni di oneri accessori, lo avrete letto nel comunicato ufficiale della Juventus. Ma non starei tanto qui a discuterne, sono pagabili in più esercizi e sono quelli sì, sicuramente parte integrante della strategia di convincimento nei confronti di Emre Can per farlo venire alla Juve. Sono soldi che vanno agli agenti, probabilmente alla famiglia, ci sta, insomma, e poi non discutiamo mai di quali sono gli oneri accessori dei vari trasferimenti dei giocatori e sempre ci sono, non è il caso di discuterne adesso, è comunque un parametro zero ai fini praticamente dei costi comunque di acquisto, se vogliamo così definirlo. Quindi sarebbero veramente plusvalenza quasi pura quei 50 milioni tra 3 stagioni. Quindi secondo me questa prima scelta di una clausola rescissoria da parte della Juve, dirigenza Juve che sempre si era detta esplicitamente o implicitamente contraria alle clausole rescissorie, è una scelta fatta bene. Io personalmente sono contrario alle clausole rescissorie perché secondo me non c'è peggior modo di blindare un giocatore che fissargli un prezzo. È chiaro che se un giocatore vale poco e metti una clausola a tanto, comunque lo blocchi perché nessuno la paga. Però di fatto è un po' come metterlo sul mercato anche se ha delle cifre prestabilite. Però fatta in questo modo, ripeto, funziona secondo me bene. Ditemi come la pensate, ovviamente non c'è adesso da preoccuparsi per la clausola di Emre Can perché veramente scatterà tra 3 anni, quindi godiamoci il giocatore quando, soprattutto quando inizierà a giocare per la Juve. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. In descrizione ci sono i link per seguirmi sui miei profili social, dategli un'occhiata, a presto e sempre Forza Juve!